side, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porterò con me nella mia avventura a New York. Vedremo i monumenti più iconici e delle opere d'arte incredibili, tutto con Art Magic, ovviamente con tantissima magia. Venite con me. Non so se avete notato, ma siamo a Times Square, la piazza che non dorme mai, con tantissimi schermi illuminati anche di sera e tantissimi spettacoli. Il vero centro di Manhattan. I'm leaving today. Ecco a voi il Guggenheim. Il Guggenheim è un museo di arte contemporanea, dove si trova una vastissima collezione di opere contemporanee, dal calibro di artisti come Picasso, Monet, Renoir, Miró e tanti altri. Il nome viene dalla sua mecenate che si chiamava Peggy Guggenheim, che importò questa collezione magnifica. Entriamo. New York, New York. I wanna wake up in a... Ammirate la bellezza dell'interno del museo. La struttura ha una forma a spirale che ti coinvolge in un'esperienza incredibile. Abbiamo visto tante opere d'arte bellissime, ma in particolare il fascino di questo Picasso ci ha colpiti. Oggi, come sapete, era il nostro primo giorno. E certo non ci potevamo fermare al primo museo. Dopo una bella passeggiata nel verde Central Park, siamo infatti andati... Ragazzi, ecco alle mie spalle il Museo della Storia Naturale di New York, situato nella parte est di Central Park. Un simbolo della cultura storica e scientifica dell'America. Possiamo trovare tante sezioni, tra le quali quella della paleontologia, dove possiamo trovare tantissimi reperti di dinosauri incredibili. È stato anche il set del film Una notte al museo di Ben Stiller. Vi consiglio a tutti di fare una visita. Il museo era veramente incredibile. Abbiamo visto reperti di tutti i generi, fossili di dinosauri, minerali, ricostruzioni di statue e monumenti di civiltà antiche e tant'altro. Ma la sezione che mi è piaciuta di più è stata quella dedicata ai mammiferi. Era veramente stupenda. Eccoci all'entrata dell'High Line. Ci aspetterà una bella camminata. Venite con me. Carichi dal sole di questa nuova e splendida giornata newyorkese, siamo andati all'High Line, un percorso immerso nel verde, realizzato lungo il lato occidentale di Manhattan. Un tempo pensate che l'High Line era una ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line. Scusate, ma sono molto affaticato. Eccoci arrivati, alle spalle l'High Line. È stato veramente un percorso emozionante. 2 chilometri immersi nel verde, nel cuore di Manhattan. Ve lo consiglio. Eccoci all'Empire State Building, uno dei grattacieli più iconici di New York. Si trova nel quartiere di Midtown. E pensate che, con i suoi 443 metri, è stato il grattacielo più alto del mondo, ora superato dal One World Trade Center. In una vacanza a New York non può mancare la visita dell'Empire State Building, uno dei simboli di New York. Devo dire che entrare nel grattacielo è stato veramente emozionante. Abbiamo visto tantissimi filmati e fotografie che riguardavano la storia del grattacielo e abbiamo anche provato questa bellissima attrazione di King Kong. Ma la cosa più straordinaria è stata salire in cima al grattacielo fino al 102° piano. Ragazzi, godetevi questa vista mozzafiato.
you're astray. Ma torniamo un secondo indietro nel tempo. C'è lo più alto Neutrone, ora superato dal One World Trade Center. E noi ce lo potevamo far sfuggire questo One World Trade Center? Direi di no, eh. Ecco a voi il One World Trade Center, anche chiamato la Freedom Tower. Pensate che è il grattacielo più alto di New York, con ben 104 metri. È stato costruito dopo i tragici eventi del 2001, dell'11 settembre, la caduta delle Torri Gemelle, al posto di quella notte. Ragazzi, una magia davanti al grattacielo più alto di New York. Guardate, qui ho una pallina rossa. La vedete tutti? Si vede? Guardate. 1, 2, 3. Sparisce e torna nella mia bocca. Eccoci dentro. Il One World Trade Center ci dà il benvenuto. Appena entrati, abbiamo visto proiettato su questo bellissimo schermo un video che mostrava tutti i luoghi più famosi di New York. Bellissimo. In seguito abbiamo preso questo bellissimo ascensore che, come potete vedere, mostrava delle immagini di come è cambiata New York negli anni, da una piccola città di campagna a una delle metropoli più grandi del globo. Eccoci arrivati al 104° piano, al One World Trade Center Observatory. Ma ragazzi, ammirate questa vista suggestiva di Manhattan. Ragazzi, guardate dove vi porto. Questa è una caserma dei pompieri, ma veramente speciale. A voi il quartiere generale dei Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters. Ragazzi, stiamo per entrare nel Met, il Museo Metropolitano d'Arte di New York. Troveremo delle opere d'arte incredibili, dalle più antiche a quelle più moderne. Sarà un'esperienza magica! Eccoci all'entrata del Metropolitan Museum of Art di New York. Ho subito notato questa statua egizia, che mi ha indicato la via verso il reparto dedicato all'antico Egitto. In questo video potete vedere una mia performance con gli anelli magici, in una sala di solo mummie. Eccoci davanti allo sguardo enigmatico della Sfinge del Museo Met. Ma non ho anche potuto resistere a quest'altra performance da giocoliere. Ma guardate che è successo. Ops. Questa poteva essere la fine della mia vita, ma come al solito la magia mi ha salvato. Ok, direi meglio così. Successivamente ci siamo addentrati nel reparto delle armature e delle armi. Sembrava veramente di essere tornati indietro nel tempo, in un'epoca medievale, incredibile. Siamo finalmente arrivati al Novecento. Guardate questa scultura di boccioni. Rappresenta una figura umana nell'atto di muoversi attraverso lo spazio ed è il simbolo del futurismo. Ci siamo soffermati in particolare su questa sala, la sala degli impressionisti. Abbiamo visto tantissimi dipinti stupendi, tra i quali questo bellissimo di Van Gogh e anche questo di Seurat.
Ragazzi, guardate la bellezza di questo autoritratto di Van Gogh. Magico. Invece, qui potete vedere un quadro enorme che mostra tutta la storia dell'America e del capitalismo. E si vede quanto ha trasformato la vita dei lavoratori. E in più abbiamo visto altri capolavori come un Modigliani, Picasso e questo bellissimo Miró. Infine vi lascio a questo straordinario Dalì, un Cristo crocifisso su una croce cubica. Ragazzi, guardate questo quadro bellissimo di Mondrian. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Potete vedere alle mie spalle l'Hudson River, il fiume che circonda la penisola di Manhattan. Alla mia sinistra il ponte di Manhattan e poi il ponte di Brooklyn. Eh sì, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine della nostra avventura. Abbiamo visto tanti posti iconici di New York, come la Statua della Libertà, l'Empire State Building e tanti musei, come il Museo della Storia Naturale e il Guggenheim. Ma oggi vi ho portato al ponte di Brooklyn, sulla Dumbo Street, che collega ovviamente Brooklyn da Manhattan. Potete vedere tutti i turisti, tutti qui per fare una bellissima foto. I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.